Da Monaco a Jesolo in bicicletta, un evento internazionale per promuovere la ciclovia dell'amicizia Monaco-Venezia. Questo è Rad Race Tour de France, che ha fatto tappa il 14 settembre a Vittorio Veneto. Un'occasione per presentare agli atleti giunti in città le specialità locali e le potenzialità turistiche del territorio, con una piazza del popolo trasformata in polo enogastronomico a cielo aperto. We're Rad Race, we started off... Rad Race è nata 3 anni fa da un gruppo di amici che poi l'anno scorso hanno iniziato, sono venuti a Vittorio Veneto per la prima volta, quest'anno per la seconda volta, il gruppo è aumentato, sono 500 amici che hanno in comune la passione della bicicletta e questo che li ha portato da Monaco a Innsbruck, da Innsbruck a Bressanone, Bressanone, Jesolo. Bressanone, Vittorio Veneto e Jesolo, and you see there's 500 people there, all with the same ambition, just having a good time. 4 days on the bicycle and we're really happy to be here in Vittorio Veneto and see. Ringrazio Vittorio Veneto, sono contenti di essere qui anche quest'anno e speriamo di vederci anche l'anno prossimo. Voi siete qui per la seconda volta a Vittorio Veneto, perché siete tornati? Com'è stata l'accoglienza lo scorso anno? Well, there's a bunch of reasons why we keep coming back to Vittorio Veneto. First, prima di tutto Vittorio Veneto si trova lungo la Monaco-Venezia, per cui questa è la prima buona ragione per essere qui. Secondo, sicuramente l'accoglienza l'anno scorso è stata ottima, l'organizzazione pure, la piazza, l'ambiente, quindi non c'era nessun dubbio di poter ritornare, di dover ritornare e non ci sarà nessun dubbio neanche di ritornare ancora per il prossimo anno. We love Italy and we love Vittorio Veneto. Anche quest'anno la Rad Race arriva a Vittorio Veneto, tanta gente, tanti appassionati sportivi, ma non solo. Ad accoglierli c'era il pluricampione del mondo, il nostro amico conterraneo, concittadino Renato Longo, per dire che Vittorio Veneto e la bicicletta sono da sempre un tutt'uno. La città ha accolto anche quest'anno ed è la seconda volta, il secondo anno di seguito, tutti questi amici che vengono dall'estero, partiti da Monaco, e oggi sono nella tappa Bressanone-Vittorio Veneto, felicissimi, mi pare che anche l'accoglienza anche quest'anno sia stata davvero entusiastica. E fra l'altro, alla faccia delle previsioni, oggi era previsto un pomeriggio molto piovoso, per fortuna la provvidenza ci è venuta incontro, per cui anche oggi, anche questa sera qui in piazza ci sarà una bellissima festa. Ecco, l'iniziativa si chiama Rad Race Tour de France, quindi amicizia tra i popoli che si suggella anche grazie a queste manifestazioni. Sì, anche questo è in linea con, anche se non è una manifestazione appositamente creata per il centenario, visto che poi è il secondo anno di seguito che c'è, ma cade a pennello anche nel nostro centenario, il quale, lo ricordiamo, ha come motto slogan quando scoppia la pace, per cui la prospettiva è ovviamente quella dell'amicizia, della fraternità fra i popoli, e credo che anche questo sia un bel suggello per il nostro centenario. Com'è andata questa festa che è proseguita anche nel corso della serata? Sì, una grande manifestazione, eventi sportivi di questo tipo portano una ventata di energia positiva alla città. È stato un grosso sforzo organizzativo, ma d'altro canto c'è stata anche una grande risposta da parte degli enti e delle associazioni. In particolar modo per la Proloco che rappresento, che insieme con l'ufficio turistico ha curato l'organizzazione e il coordinamento tra le varie associazioni che sono intervenute. Poi voglio ringraziare l'amministrazione comunale, ovviamente, il consorzio promozione turistica Marca Treviso che si è occupata dell'alloggiamento e del trasporto di tutti gli atleti. E le associazioni sportive Frare Denardi e Cicloturistica Vittorio Veneto che hanno provveduto alla pulizia e al ricovero di oltre 550 biciclette di tutti gli atleti
Terra Fertile, la cooperativa che si è occupata del ristoro, Vittorio Veneto Città del Benestare, che sta organizzando, ecco, questo punto della serata, ecco, sta proseguendo il divertimento e sta estendendo un po' l'ospitalità, che è iniziata alle 2 con l'arrivo dei primi ciclisti della Rad Race. Quanti sono stati gli atleti partecipanti a questa manifestazione e quanti sono stati quelli che poi sono stati anche sfamati nel corso della serata? Sfamati e anche ospitati. Attualmente ancora un piccolo gruppo di atleti, lo potete vedere alle mie spalle, che sta divertendo. Gli altri penso che siano già nei loro alloggi, distribuiti non solo qui a Vittorio Veneto ovviamente, perché gli atleti erano oltre 560. Più dell'anno scorso, un centinaio quasi più dell'anno scorso, e sono stati tutti sfamati dalla cooperativa Terra Fertile, e anche la Proloco ha contribuito al ristoro con la birra oppure le bevande. Questo tipo di iniziative servono per dare lustro anche al nostro territorio e anche alle attività produttive, alle eccellenze del nostro territorio. Sì, alle eccellenze del nostro territorio e attività produttive. Qui questa sera la Proloco, l'ufficio turistico, ne ha invitato in particolar modo un campione, quindi ringrazio anche tutte le aziende che hanno partecipato, che hanno ravvivato con i loro prodotti questa giornata, che secondo me è stata positiva.